Buongiorno carissimi amici, benvenuti a questa prima edizione inedita di questo nuovo programma che si basa sulla cultura. Su cosa della cultura? Sul mondo dello sport, dei conti, dei bilanci, economia, import, export, sport in generale e quant'altro, sociologia, politica. E voi vi direte con chi l'hai, con chi l'ho. In questa puntata parleremo, vi porterò alla scoperta di questa razza che è presente soprattutto in Italia, il quale noi siamo i precursori, di questa razza che oramai sta prendendo il sopravvento nel mondo, nella quotidianità, ma anche soprattutto nei social e soprattutto ancora di più su YouTube. Qual è questa razza? Questa nuova razza, questa evoluzione dell'umanità? Ebbene sì, sono i tuttologi. Questi i tuttologi ce ne hanno messo per arrivare a dove sono ora, sacrifici, lì la natura ha fatto un corso lento ma costante cercando la perfezione della creazione. I tuttologi sono sempre di più, li troviamo oramai ovunque, internet, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ovunque voi, ma anche fuori, al bar, in piazza, al cinema, ai campi sportivi, ai supermercati, ovunque. Stanno prendendo sempre più campo, peggio ancora del granchio blu o della ragosta rossa del Mississippi. Pensate un po' voi. Ebbene, carissimi amici, dovete sapere che questi tuttologi, che uguali compongono anche nuclei familiari, vanno sempre alla ricerca dei loro simili, ovvero cercano sempre, non per accoppiarsi, attenti bene, cercano sempre una compagnia, un loro simile esemplare per tenersi compagnia e nel parlare, nel dire cose complicatissime al di sopra della nostra concezione, i loro simili che si contemplano a vicenda: sport, economia, business, marketing, calciomercato e quant'altro. Loro e questi tuttologi si riproducono principalmente un po' tutto l'arco dell'anno, perché non è che solo, ma però principalmente da maggio in poi. Da maggio in poi si riproducono e ai loro piccoli insegnano anche l'arte del tuttologismo, ovvero cominciare a catalogare le persone, gli altri, noi esseri umani normali, e loro invece catalogarli, giudicarli, dandogli anche delle patenti di tifo, attenzione, perché riescono a fare anche questo durante la durata della loro vita, ma soprattutto nella durata del post campionato. Ma non mancano anche le loro incursioni invernali. È una razza che non emigra, principalmente situata qui in Italia, fa parte del nostro ecosistema, sta provando un po' ad andare oltre confini, ma evidentemente ci sono le condizioni climatiche che non permettono a questa razza di andare oltre, di stabilirsi in altre locazioni. Che dire? Per oggi è tutto su questa prima puntata di Super Tutto. Noi continueremo a parlare di questa nuova razza che sta prendendo il sopravvento nel territorio italiano, soprattutto nel territorio internet, nel social, nell'etere, perché abbiamo ancora molto di scoprire abitudini giornaliere, serali, come emotive. Abbiamo tanto e la ricerca, la scienza sta approfondendo ancora molto questo lato del loro comportamento, che ancora è inesplorato alla maggior parte, alla stragrande della scienza, della fisica quantistica. Un abbraccio, alla prossima puntata, inizia la Serie A, vi lasciamo ai tuttologi, grandi tuttologi, nuova razza suprema, e ci vediamo alla prossima, sempre su questo canale, su questa rete, ok? Vostro Bazzi, con Super Tutto, è tutto! Alla prossima!